Nel 300, quando i veneziani erano molto ricchi, hanno deciso che volevano il coro migliore del mondo. Allora le chiese erano piene di cori, però volevano una cosa professionale, quindi hanno deciso di pagare un coro. E dal 1300 inizio, noi i primi documenti sono del 1316, la cappella non si è mai fermata, neanche durante la peste. La cappella musicale della Patriarcale Basilica di San Marco a Venezia è una delle più antiche istituzioni musicali operanti al mondo. Con la sua enorme produzione di composizioni per le liturgie, con soluzioni sonore in simbiosi con l'edificio della Basilica, rappresenta un unicum a livello mondiale. Non usciamo quasi mai dalla Basilica di San Marco perché noi tutte le domeniche eseguiamo musica dentro la Basilica e di solito tutto il mondo viene a vederci e a sentirci in Basilica. Ad Arezzo si è esibita nella straordinaria cornice della Basilica di San Francesco in occasione dell'Arezzo Organ Festival. Sotto la guida del maestro Marco Gemmani, con l'accompagnamento all'organo di Andrea Trovato, ha presentato un programma interamente dedicato a Claudio Monteverdi, intonato con gli affreschi di Piero della Francesca. La nostra punta di diamante, il nostro maestro più importante della nostra storia. Faremo una cosa che lui non ha scritto per la Basilica di San Marco, ma che comunque sicuramente è stata eseguita in Basilica, che è la Missa in Illo Tempore, con alcuni madrigali che sono stati contraffatti, cioè gli hanno cambiato il testo, per costruire una liturgia legata alla Basilica.